Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale dedicato interamente, ovviamente, all'emergenza coronavirus. Partiamo parlando di scuola perché il decreto legge del 6 aprile fissa delle linee guida anche su questo fronte. I sindacati lamentano il fatto di non essere stati ascoltati e riscontrano criticità legate soprattutto alla prossima stagione. La condizione dei precari, il mancato aggiornamento delle graduatorie e la didattica a distanza restano dei nodi irrisolti. Vediamo. Il mondo della scuola si adatta alla pandemia da coronavirus e lo scenario più probabile al momento è quello che non si rientri in aula per finire l'anno. La data chiave è quella del 18 maggio. Se le lezioni riprenderanno, l'esame di terza media, la secondaria di primo grado, sarà semplificato e gli esami di Stato saranno condotti da una commissione composta da docenti interni con il solo presidente esterno, la prova di italiano gestita dal Ministero, la seconda specifica dalla commissione e quindi l'orale. Se non si rientrerà, l'esame di terza media sarà sostituito da una tesina. Gli esami di Stato si svolgeranno tramite una sola prova orale. È evidente che bisognava comunque procedere con un processo di semplificazione dell'anno scolastico, vista l'estrema difficoltà a tornare in aula. Questo anche in virtù del fatto che noi non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo comunque una situazione di edilizia scolastica che non sarebbe in grado di gestire un distanziamento sociale che è richiesto anche in virtù dell'emergenza epidemiologica. Quindi è evidente che una semplificazione era necessaria. Se l'attuale è fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, dalla necessità di contenere la diffusione del virus, le maggiori attenzioni si concentrano sulla prossima stagione scolastica. Le promozioni automatiche di quest'anno non comportano il sei politico ed eventuali insufficienze fin qui maturate vanno compensate a settembre con il recupero e reintegro degli apprendimenti. Ci sono però tanti nodi, intanto quelli inerenti al personale, sul fronte precari e sul fronte del mancato aggiornamento delle graduatorie. C'è un dramma vero che è quello dei precari. Noi abbiamo la necessità anche di dare un futuro a centinaia, migliaia di persone in tutta Italia, ma anche in Abruzzo, che attualmente fanno funzionare le scuole. Sappiamo che la scuola abruzzese l'anno scorso ha dato luogo a circa 2.000 supplenti annuali fino al termine dell'attività didattica. Non si tratta di supplenti brevi che sostituiscono solo in caso di malattia, ma fanno parte appunto dell'organizzazione organico, stabile sostanzialmente di questa scuola. Che fine faranno i concorsi? Come si faranno le stabilizzazioni? Tutto questo non c'è e soprattutto non si prevedono nemmeno dei percorsi semplificati. Noi sappiamo che non è possibile fare dei concorsi in questa situazione epidemiologica. Poi c'è anche un altro problema: non si prevede l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto. Le graduatorie d'istituto sono 3 anni che non vengono aggiornate. Ci si dice che questo non è possibile in virtù dell'emergenza epidemiologica. Secondo noi sono tutte scuse, perché se si vuole si trovano le possibilità. Troppo materiale cartaceo, ha detto la ministra Azzolina. Secondo noi sono scuse, perché quando abbiamo chiesto il rinvio delle procedure di mobilità che attualmente ci sono, ci dicono no perché ci stanno le procedure online e si possono fare. Quando invece noi chiediamo di fare le graduatorie di istituto utilizzando le procedure online, ci si dice che c'è il cartaceo. Poi la didattica a distanza, che può risultare utile in questa fase di emergenza, ma la scuola vera si fa in aula, anche perché il digital divide è uno scoglio difficile da aggirare per tanti territori e famiglie. Pensare che si possa organizzare la scuola con la didattica a distanza vuol dire ledere i principi della Costituzione. Circa il 40%, in base a quelli che sono gli stessi dati Istat, nel Mezzogiorno non hanno nemmeno un computer all'interno delle case, il 27,5% delle case abruzzesi non gode di una connessione internet. La situazione emergenziale va bene, ma la scuola è un'altra cosa, da un punto di vista ovviamente di socializzazione, educativo e quant'altro. Pensare di poter portare la didattica a distanza come ordinaria all'interno delle nostre classi, noi pensiamo che sia assolutamente assurdo. L'assessore regionale Mauro Febbo è critico verso il decreto legge proprio del 6 aprile, nel quale peraltro il turismo è stato dimenticato. Le decisioni del governo, qualora fossero ratificate, andrebbero ad incidere anche su alcune misure della legge quadro approvata la scorsa settimana dalla regione Abruzzo. È un provvedimento che immette, dà soprattutto liquidità, facendo tre grandi fasce,
però credo che manchino due elementi essenziali, perché va bene sì la liquidità, ma manca anche un po' il fondo perduto. Qui ci sono attività che dalla sera alla mattina hanno chiuso le serrande e non si sa quando riapriranno. È una risposta all'immissione di liquidità sicuramente, ma non è completa. Io continuo a sostenere, e oggi abbiamo una videoconferenza con il sottosegretario Bonaccorsi sul turismo, che è il grande assente all'interno di questi decreti, quando invece il primo settore colpito da questo benedetto virus, si parla solo per il 2020 a livello nazionale di oltre una perdita di 33 miliardi. Ma noi siamo stati velocissimi nel fare alcune cose, intanto nel bloccare le tasse di competenza della regione, a cominciare dal bollo auto, a seguire tutte le altre tasse a carico dei cittadini abruzzesi, così come siamo stati velocissimi a bloccare tutti i pagamenti per quanto riguarda i finanziamenti, i rimborsi dei mutui. Per quanto riguarda il mio settore, avevamo messo in piedi due forme di finanziamento, e adesso siamo in grado di finanziare ben 600 milioni di investimenti della grande industria che svilupperanno 1958 posti di lavoro, e questo credo è un grande risultato. Poi abbiamo messo in piedi invece il lavoro per quanto riguarda le piccole e medie aziende. Lì ci sono in campo 17 milioni di euro, ed era un primo passaggio rispetto a delle indicazioni governative che ci venivano date. Su questo chiaramente ci stiamo ragionando adesso, perché chiaramente se il nuovo decreto che esce è quello che è stato annunciato, quel fondo perduto lo dobbiamo andare a tramutare come un fondo perduto per la quota interessi. Andiamo in esterno adesso, come di consueto, come ogni edizione del nostro telegiornale. Oggi siamo a Ripatiatina, dove vedo Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo, in compagnia di alcuni sindaci del comprensorio teatino. Sì, grazie, buongiorno a te Jacopo, ai nostri telespettatori. Il collegamento diretto di oggi ci porta proprio a Ripatiatina, il paese di origine della famiglia di Rocky Marciano, e siamo con tre sindaci di alcuni dei centri più importanti della Val di Foro, anche per ascoltare proprio dalla loro viva voce come si sta affrontando e gestendo questa emergenza sanitaria in questi centri della provincia di Chieti. Allora io ringrazio e saluto il padrone di casa, il sindaco di Ripatiatina Ignazio Rucci, e ringrazio e saluto il primo cittadino di Miglianico Fabio Adezio, e saluto anche il sindaco di Villamagna Renato Sisofo. Partirei dal padrone di casa, Ignazio Rucci, sindaco di Ripatiatina, che prego di avvicinarsi al microfono. Sindaco, allora, qual è la situazione generale oggi a Ripatiatina per quanto riguarda i positivi al contagio al Covid-19, un po' in generale come state gestendo questa situazione, questa emergenza? Allora, la situazione è qui a Ripatiatina per quanto riguarda l'emergenza. Abbiamo 5 casi per adesso, di cui 2 sono ricoverati in terapia subintensiva e gli altri 3 sono nelle loro abitazioni, quindi non abbiamo un grande numero, abbiamo solo 5 casi. Speriamo che si fermi qui, questa situazione. Debbo ringraziare davvero i cittadini di Ripatiatina che alle nostre raccomandazioni hanno avuto la possibilità di rispettare quelle che sono le regole che comunque tutti quanti noi insieme facciamo. Debbo anche ringraziare, questo lo devo dire, perché alcuni operatori sanitari qui di Ripatiatina che lavorano presso le strutture sanitarie, ecco, li voglio ringraziare davvero. Poi vorrei anche ringraziare i volontari della Protezione Civile, qui dietro le mie spalle ce ne sono alcuni che stanno facendo un grandissimo lavoro di soccorso alle famiglie che hanno bisogno per quanto riguarda i farmaci, ma anche adesso da domani noi iniziamo con la distribuzione dei buoni per quelle famiglie bisognose che devono affrontare questa festa pasquale in una maniera un po' diversa, e quindi l'organizzazione che abbiamo messo in campo con i nostri funzionari del comune, ecco, sta andando avanti. Certamente il problema più grande che noi sindaci comunque stiamo affrontando sono le richieste del dopo. Che cosa succede dopo?
la prima richiesta è: ho perso il lavoro, dopo posso ricominciare a lavorare. Questo è un problema grandissimo, noi come sindaci possiamo fare poco e quindi qui credo le istituzioni regionali, le istituzioni nazionali debbono chiaramente continuare a programmare, a pensare che ci sarà questa famosa seconda fase che tutti quanti noi dobbiamo affrontare. Noi stiamo, come dire, al primo posto, perché i cittadini li vediamo adesso, li sentiamo per telefono e quindi siamo i primi ad avere il sentore, cosa pensano e soprattutto le loro famiglie. Quindi con gli altri colleghi sindaci qui della Vallata, qui sulla mia sinistra l'amico sindaco di Miglianico, sulla destra l'amico sindaco di Villamagna, abbiamo fatto anche alcuni incontri così in videoconferenza, come oggi tutti quanti noi ci dobbiamo comportare, e costantemente ci sentiamo per così confrontarci e dare un'omogeneità a quelli che sono i nostri comportamenti. Quindi mi auguro che questa cosa, ecco, non dico che finisce presto, ci vuole ancora del tempo. Proprio questa mattina abbiamo avuto la comunicazione che il sistema scolastico si ferma e quindi se ne parla a settembre, quindi quest'anno diciamo è saltato, anche se si sta recuperando qualcosa con il sistema, diciamo, delle videoconferenze e videosorveglianti. Quindi ringrazio anche voi che ci date la possibilità adesso di dare anche le nostre considerazioni, osservazioni, da chi poi dopo deve dare diciamo, indicazioni un po' più precise. Certo, la cosa che mi aspetto è che dal punto di vista economico, dal punto di vista di bilancio comunale, proprio questa mattina ne parlavo con la responsabile del mio comune, stiamo provvedendo a mettere in essere il bilancio di previsione e chiaramente la cosa che mi preme di più è quello del flusso finanziario. Perché noi dobbiamo andare avanti con quelle che sono le emergenze, però il flusso finanziario da parte della Regione, da parte dello Stato, deve essere veloce, perché le anticipazioni ne possiamo fare poco. Allora, abbiamo ascoltato il primo cittadino di Ripatiatina, io invito ad avvicinarsi al microfono il sindaco invece di Villamagna, Renato Sisofo, per conoscere anche dalla sua voce qual è la situazione che si sta vivendo a Villamagna, altro centro importante del comprensorio. Sindaco. Dunque, il mio paese è una realtà meno importante, comunque meno abitanti di Ripa o di Miglianico, comunque mi devo ritenere fortunato perché fino ad ora non abbiamo nessun caso positivo. Uno, diciamo, dei pochi comuni della nostra regione, insomma, toccando ferro, l'augurio è che possa continuare così fino al termine dell'emergenza. Io me lo auguro, comunque questo lo devo anche ai miei cittadini che perseverano a portare la mascherina, anzi stamattina ho fatto un'ordinanza per obbligare a portare la mascherina sia nell'interno del paese che nelle zone limitrofe. E questo penso... Si è ispirato al presidente della regione Lombardia, come mai? No, chiaramente noi copiamo anche certe volte, però diciamo che adeguiamo poi l'ordinanza secondo le esigenze del nostro paese. Tanti controlli, sindaco, state facendo ovviamente sui vostri residenti, sui vostri abitanti, proprio per far sì che insomma ci sia sempre la conferma insomma della negatività dei vostri cittadini. E noi controlliamo, io personalmente mi faccio un giro la mattina perché sono presente al comune dalla mattina al giorno, e compreso i miei vigili, insomma i carabinieri di Villamagna, che svolgono effettivamente un grande lavoro di controllo, e questo penso che abbia aiutato ad avere, a finora non avere persone positive nella Villamagna. Allora, abbiamo ascoltato il primo cittadino di Villamagna, allora ecco il terzo sindaco che abbiamo oggi tra noi, il primo cittadino di Miglianico, Fabio Adezio. Buongiorno sindaco. Allora, buongiorno. Miglianico, qualche problema c'è da questo punto di vista? Ci sono alcuni positivi, un centro anche un po' più grande per quanto concerne proprio i residenti. Come state affrontando questa situazione? Buongiorno, noi abbiamo a Miglianico 9 casi. Sono 9 casi tutti ante restrizioni, sono casi che derivano dalla fase, hanno tutti quanti più di 3 settimane, li stiamo gestendo bene, 3 sono ospedalizzati, gli altri sono a casa in quarantena, non abbiamo nuovi casi per fortuna. Voglio dire una cosa, credo che mai come questa volta si stia vedendo la qualità e la presenza dello Stato e delle istituzioni.
credo che la macchina stia funzionando, le forze dell'ordine, i sanitari, gli enti locali, ognuno sta facendo la propria parte e meno male. Vorrei approfitto di questa vetrina anche perché il collega di Ripateatina ha evidenziato quali sono tutte le criticità. Noi comuni omogenei abbiamo evidentemente tutti quanti le stesse criticità. Vorrei fare due piccole riflessioni. La prima, mi piacerebbe potenziare, avere di più e meglio la struttura della protezione civile, che nel mio paese sta facendo veramente la differenza. Cioè, senza avrei fatto grande difficoltà. Il nostro gruppo si è preoccupato di cucire e distribuire delle mascherine quando erano introvabili. A Miglianico abbiamo distribuito 2500 mascherine, si preoccupa di consegnare la spesa, consegnare i farmaci, sanificare le aree, insomma veramente ci danno una grossa mano e a loro va il nostro grazie, ma in generale a tutta la protezione civile nazionale. E poi vorrei che si riflettesse una volta e seriamente sulla questione dell'infrastruttura digitale. Oggi ci siamo accorti che c'è bisogno di infrastrutture digitali, che c'è bisogno di fibra ottica, che c'è bisogno anche di cultura del telelavoro. Insomma, spero che questa esperienza drammatica, brutta, almeno ci faccia capire questo e ci dia uno spunto di riflessione. Paolo. Prima di chiudere, risposta, domanda telegrafica. Sì, Jacopo. No, no, vabbè, vai con la domanda, poi ho una piccolissima considerazione con il sindaco di Migliani. Certamente, è una domanda veloce, con risposte veloci per tutti e tre i primi cittadini. La gestione dei buoni spesa, che interessa particolarmente gli abitanti della nostra regione, come state gestendo, come gestirete proprio la situazione riguardo i buoni spesa, gli aiuti che dovete dare ai vostri cittadini? Rapidissimamente, abbiamo messo su una piattaforma online in cui il cittadino fa richiesta senza recarsi in comune, fa la sua autodichiarazione. Abbiamo già erogato 1000 buoni spesa a 35 nuclei familiari, stiamo gestendo ogni giorno, le domande arrivano, eroghiamo i buoni, lo facciamo senza far venire i cittadini in comune e credo che nei piccoli centri questa cosa sarà gestita molto bene, perché noi abbiamo la fortuna di conoscere personalmente tutte le persone. Paolo, Renato Paolo, Sisofo, allora anche a Villa Magna, sì. Anche a Villa Magna abbiamo cominciato stamattina la distribuzione dei buoni e per quello che abbiamo, 19.000 euro, stiamo cercando di accontentare non solo il povero ma anche chi ha avuto problemi per il problema del virus e quindi diciamo che abbiamo cominciato quasi 10.000 euro di spesa per quest'oggi. Volevo dire qualcosa rispetto alla protezione civile, purtroppo Villa Magna non c'è, almeno qualche persona ha fatto il corso e quindi dobbiamo noi sbrigarci le faccende che agli altri paesi fanno la protezione civile. Allora, c'è una domanda. Grazie. Di Jacopo Forcella dello studio, credo per il sindaco di Miglianico Fabio Adezio, no, se si altro, sì, avvicina sì, nuovamente era al microfono. Solo sì. una considerazione, Paolo, perché insomma abbiamo tre sindaci, certo, del comprensorio teatino, del comprensorio del buon vino, ma mi permetto di dire anche di un comprensorio sportivo. Prima tu hai esordito con Ripateatina, patria di Rocky Marciano, ma insomma tra Villa Magna e Miglianico c'è anche, certo, tantissimo grande ciclismo. E a proposito di grandi ciclisti, qualche giorno fa abbiamo ascoltato Dario Cataldo, che è di Miglianico, fare il saluto proprio alla sua cittadina e dire che effettivamente i cittadini di Miglianico, compresa la mamma di Dario, si sono messi all'opera proprio per produrre le mascherine. Volevo insomma una conferma da parte del primo cittadino. Certo, allora a proposito di sport, prima parlavamo di Ripa come città che ha dato i natali alla famiglia d'origine di Rocky Marciano. A Miglianico c'è Dario Cataldo, un ciclista professionista che tutti conoscono, tra l'altro sindaco, diceva Jacopo Forcella da studio, anche la famiglia di Dario Cataldo si è messa all'opera anche per fabbricare delle mascherine da dare, da regalare, da donare alla cittadinanza. Vogliamo un attimo parlare proprio di questo aspetto della famiglia Cataldo? Intanto grazie per la domanda, perché mi fa raccontare una cosa bellissima. Quattro settimane fa ci siamo trovati con questa riflessione: come facciamo a dare una mascherina ad ogni miglianichese? Si sono attivate tutta una serie di persone che mi danno una mano su mille fronti e quindi c'è chi ha fatto il prototipo, chi ha tagliato, chi ha cucito, 10 signore, tra cui la mamma di Dario, si sono impegnate e in 4 giorni hanno cucito 2800 mascherine. Questa è stata un'operazione corale fatta a costo zero
E niente, abbiamo consegnato una mascherina ad ogni miglianichese ricordando che la mascherina non ci mette al sicuro da nulla, ma se la indossiamo tutti aumenta il nostro livello di protezione, cioè inserisce una barriera al virus alla sua diffusione. Quindi insomma grazie anche alla mamma di Dario, ma grazie veramente a tutti per questa bellissima iniziativa. Grazie di nuovo sindaco, le conclusioni a Ignazio Rucci, sindaco di Ripatiatina, prima di restituire definitivamente alla linea, allo studio. Sindaco, le raccomandazioni sono sempre le stesse, si avvicina alla Pasqua, che cosa si sente di dire non solo ai cittadini di Ripatiatina ma di tutta la Val di Foro? Ma io direi, come dice lei, non solo la città di Ripa, la Valle del Foro, ma direi a tutta la regione, a tutta l'Italia e direi a tutto il mondo, perché le cose cambieranno e quindi noi dobbiamo prepararci a questa, diciamo, questa svolta culturale. Quindi cambieranno tante cose, cambierà il lavoro, cambierà i rapporti con noi, tutto cambierà e quindi dobbiamo prepararci. E soprattutto il mio pensiero adesso va a coloro i quali a Ripatiatina, volontariamente, non faccio i nomi, hanno voluto donare al nostro comune delle risorse finanziarie da spenderli per le esigenze di questa circostanza. Per quanto riguarda invece il discorso dei buoni spesa, pure noi abbiamo, domani mattina partirà la prima tranche per quanto riguarda i buoni spesa da dare ai cittadini bisognosi. Chiaramente questo poi scatterà anche un controllo da parte nostra, perché i controlli ci debbono stare, perché dobbiamo noi rispondere a quelle che sono le vere esigenze dei nostri cittadini. Io chiudo questo mio intervento ringraziando innanzitutto la televisione che ci ha dato questa possibilità, ma qui questa mattina mancano anche gli altri colleghi sindaci, che non è che non sono voluti venire, hanno delegato tutte e tre, certo, noi per rappresentare quelle che sono le proposte, i problemi che abbiamo giornalmente, perché come già ho sottolineato prima il nostro è una vallata del Foro della Lento e noi su questo tema, anche su altri temi, ci confrontiamo per presentarci in una maniera diversa, non da singoli ma da una comunità allargata. Quindi credo che questo sia un lavoro che stiamo facendo, noi stiamo facendo un rodaggio tra noi e credo che i cittadini stanno apprezzando pure questa collaborazione, questa omogeneità di comportamento, perché non si dica che a Miglianico, a Villamagna si fa una cosa e a Ripa se ne fa un'altra, ma ripeto, questo è un discorso che andrà avanti molto più sostanzialmente, più rafforzato. E io devo dire, sulla Pasqua dico auguri a tutti, perché questa è una Pasqua diversa perché dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, e quindi facciamoci con le nostre famiglie, facciamo una riflessione e dico sempre guardiamo anche in positivo, perché non è che dobbiamo dalla mattina alla sera guardare in negativo. Grazie e di nuovo buona Pasqua a tutti. E con gli auguri di buona Pasqua del sindaco di Ripatiatina Ignazio Rucci chiudiamo questo collegamento dal piazzale antistante l'ex convento di Ripa. Grazie ovviamente sentitamente di cuore al primo cittadino di Miglianico Fabio Adezio e al sindaco di Villamagna Renato Sisofo. Grazie a Loris Bernato per la collaborazione tecnica. Da Ripatiatina è tutto, linea che può tornare allo studio. A te Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente ai tre primi cittadini per la disponibilità. Noi rientriamo, continuiamo con il nostro telegiornale perché proseguono senza sosta i controlli della Guardia di Finanza di Pescara con particolare riferimento alle attività commerciali. Proseguono su tutto il territorio provinciale di Pescara le attività interforze per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ed il rispetto degli obblighi sanciti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I militari del gruppo Guardia di Finanza del capoluogo adriatico agli ordini del tenente Diana Rocco stanno rivolgendo particolare attenzione anche alle numerose attività commerciali. La Guardia di Finanza di Pescara ha avviato una serie di controlli sia con riferimento alla mobilità delle persone sia con riferimento agli esercizi commerciali, proprio al fine di garantire l'attuazione delle misure adottate dal governo in occasione di questa emergenza sanitaria che sta interessando tutto il territorio nazionale. In particolare già dal 25 marzo sono state sanzionate con le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge del 25 marzo ben 8 persone e un esercizio commerciale. Abbiamo rilevato delle irregolarità in modo particolare nei confronti di un bar occultamente rimasto aperto in orario notturno,
il quale non solo non sospendeva l'attività, ma anche consentiva il consumo di bevande e di alimenti al suo interno, diventando quindi un luogo di aggregazione e di assembramento. Dunque si è proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti del titolare, il quale pagherà una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, così come previsto, e si è proceduto anche alla chiusura provvisoria dell'esercizio commerciale. Quegli esercizi commerciali che vendono mascherine, prodotti igienizzanti e altri prodotti del genere, in questo caso c'era stato qualche problema, soprattutto nei primi giorni? All'inizio del mese abbiamo proceduto al sequestro di mascherine, gel igienizzanti per le mani e alcol in particolare, in quanto venivano posti in vendita da parafarmacie e negozi di articoli per la casa a dei prezzi spropositati rispetto a quello che era il loro prezzo di acquisto. Questo inoltre in un momento particolare come quello che tutto il territorio nazionale sta vivendo, in cui questi articoli sono percepiti dal cittadino come essenziali proprio per affrontare la quotidianità, e dunque si è proceduto al sequestro. L'IZS di Abruzzo e Molise di Teramo ha sviluppato un'app per i dispositivi mobili in grado di tracciare e controllare i casi di contagio da Covid-19. Il 25 marzo l'IZS, che già lavora all'analisi dei tamponi provenienti dalle ASL della Regione Abruzzo, ha risposto alla call scheda tecnica tracciamento contagio di Innova per l'Italia, presentando EPIC, che vuol dire Epidemic Control, un'app per dispositivi mobili per il contact tracking, che pone massima attenzione alla protezione dei dati personali e alla semplicità di utilizzo. Attraverso il sensore Bluetooth, EPIC registra in maniera automatica qualsiasi contatto ravvicinato con dispositivi dotati della stessa app nel range di alcuni metri. Un codice cifrato degli altri dispositivi e il periodo di contatto sono gli unici dati memorizzati nello smartphone per 21 giorni e poi eliminati. EPIC mette inoltre a disposizione dell'autorità sanitaria un'applicazione centralizzata per l'analisi dei dati che, in caso di positività confermata, consente di fornire all'utente un codice di sblocco per trasferire i dati dallo smartphone alle autorità stesse, che potranno analizzare i contatti avuti dall'utente negli ultimi 21 giorni senza informazioni personali riguardanti i possessori dei dispositivi coinvolti, e notificare a tutti un messaggio che gli utenti riceveranno proprio sull'app per seguire le indicazioni suggerite. Il gruppo di lavoro che ha sviluppato l'app è guidato dall'ingegner Luigi Possenti, responsabile del Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali dell'IZS. App simili sono già utilizzate dalle autorità cinesi, della Corea del Sud e di Singapore, dove stanno dando ottimi risultati in termini di tracciamento e quindi contenimento dell'epidemia. Rimaniamo a Teramo, perché la NAO Assomed di Teramo sottolinea la carenza di dispositivi di sicurezza che non verrebbero adeguatamente forniti al personale medico e sanitario dell'ASL teramana. Per il sindacato dei medici ospedalieri, gli operatori rischiano così di trasformarsi da difensori della salute a diffusori del virus. Tania Bonici Castelli. La NAO Assomed di Teramo, il sindacato dei medici ospedalieri, critica duramente l'ASL teramana per la carenza di dispositivi di sicurezza. Tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria, gli infermieri, i tecnici radiologi di laboratorio e infine gli OS sarebbero esposti a elevato rischio di contagio perché non protetti sufficientemente. Una situazione preoccupante, come ci spiega la dottoressa Gabriella Marini, anestesista all'ospedale Mazzini e segretario aziendale a NAO Teramo. Buongiorno dottoressa Marini, la NAO sostiene che nell'ASL di Teramo il personale sanitario non è sufficientemente protetto e i contagi ne sono stati la prova. Cos'è che non ha funzionato secondo lei? Esattamente, nessuno era preparato ad affrontare una pandemia e di questo ne ha risentito sicuramente l'organizzazione. A ciò si aggiungono anche problemi strutturali nei nostri ospedali, soprattutto riscontrati nei nostri pronto soccorso, che hanno una importantissima azione di prevenzione e contenimento del rischio biologico. Bisogna tenere conto della velocità con cui l'ospedale si organizza è rilevante nel controllo della malattia. A questo si aggiunge la gravissima carenza di dispositivi di protezione individuale per categoria di rischio biologico, ma anche occhiali, visiere,
con la nuova task force che ha messo su l'ASL di Teramo in questi giorni, le cose stanno migliorando? Sicuramente prioritario è uscire da questa confusione organizzativa, quindi l'auspicio è che si possa lavorare tutti insieme per quelli che sono obiettivi comuni per tutelare la salute dei cittadini e degli operatori sanitari, che sono le cose che a noi stanno più a cuore. La protezione infatti degli operatori sanitari è necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini. A questo si aggiunge che bisogna creare dei percorsi separati che siano sicuri e anche rafforzare il territorio, perché se è vero che questa è una battaglia che si combatte all'interno degli ospedali, è altrettanto vero che la battaglia si combatte anche al di fuori. Lei è un anestesista, qual è e com'è la sua giornata? Io sono un anestesista, ma sono in forze nel servizio di cure palliative e quindi per questo abbiamo una doppia valenza, sia all'interno della struttura ospedaliera, perché siamo stati spostati dalla palazzina che ospitava la struttura residenziale hospice, adesso siamo all'interno dell'ospedale, e abbiamo soprattutto un'importante integrazione con il territorio, e questo ha evidenziato anche le criticità nella integrazione ospedale-territorio. Infatti quello che auspico per il futuro è che bisogna lavorare in un rapporto equilibrato tra le funzioni dell'ospedale e l'utenza che è al di fuori dell'ospedale. E per quanto riguarda in particolare l'ospedale Mazzini di Teramo, il direttore sanitario Pietro Romualdi assicura che solo il 6% del personale risulta contagiato, mentre a livello nazionale la percentuale è del 10%. La comunità da Manforte al Covid Hospital di Atri, donati oltre 300.000 euro in attrezzature e materiali. La solidarietà passa da Atri. All'ospedale San Salvatore donazioni di attrezzature e materiali per un valore di oltre 300.000 euro. E la generosità dei privati così sopperisce in minima parte ai tagli alla sanità pubblica degli ultimi anni. Oltre 300.000 euro per le attrezzature dell'ospedale, questi sono stati raccolti direttamente, sono donazioni fatte direttamente al presidio ospedaliero. Ricordo la donazione di 110.000 euro per i 4 ventilatori. Per quanto riguarda invece le donazioni del denaro liquido, è possibile farlo con un conto corrente messo a disposizione, aperto appositamente dal Comune di Atri. Con questo conto corrente abbiamo raccolto oltre 50.000 euro liquidi. La farmacia dell'ospedale ha a disposizione queste somme, ha già fatto 4 ordini. Quello di Atri è il Covid Hospital della provincia di Teramo, il nosocomio cioè in cui vengono trattati i casi di coronavirus. Hanno già dimesso 93 utenti, e ci sono 89 ricoverati e la buona notizia è che ci sono stati anche 2 estubati, di cui uno è in attesa di tampone ormai per essere dimesso. Riconvertito in Covid Hospital, il San Salvatore è in prima linea nella lotta contro il virus, in cui impiega la maggior parte delle sue risorse. Non tutti i servizi però sono stati dislocati. Il grosso dell'ospedale di Atri è stato tolto, perché vorrei ricordare che questo comunque era il presidio ospedaliero che offriva il maggior numero di prestazioni specialistiche dopo il Mazzini di Teramo, dopo quello del capoluogo. Ci sono ancora alcuni servizi, a parte il pronto soccorso anche per non Covid. Alcuni servizi sono stati spostati nella palazzina adiacente all'ospedale, quindi in termini i servizi relativi ad esempio al centro prelievi, e poi come amministrazione comunale abbiamo messo a disposizione gli spazi dell'ex pretura, dove si è spostato l'importante servizio del CSM, del centro di salute mentale, e che comunque offre un servizio molto importante, specie in questo periodo in cui comunque la gente è soggetta anche a particolari restrizioni e quindi necessita anche di questo tipo di servizio, di questo tipo di aiuto. Attesi a breve i responsi sui tamponi effettuati sulla popolazione della Valfino. A fare il punto della situazione è il sindaco di Castilenti, Alberto Giuliani, il quale, oltre alla situazione contagi, si sofferma sulla questione economica inerente il polo industriale della Valfino. Stefano Recanati.
Sindaco di Castellanti Alberto Giuliani, siamo quasi a un mese dalla prima firma del DPCM in Italia, ecco com'è la situazione nella sua zona, nel suo comune, quello di Castellanti. Noi abbiamo 38 contagiati, quindi 38 positivi, di cui 5 ricoverati in ospedale e tutti gli altri diciamo assistiti a casa. Purtroppo nel frattempo sono morti anche 5 concittadini, di cui 4 è stata accertata la positività al coronavirus e l'altra persona purtroppo no, perché non è stato fatto il tampone, ma verosimilmente potrebbe essere stato affetto anche lui da questa malattia. E siamo in attesa della risposta dei tamponi, soprattutto quelli fatti alla RSA di Castellanti, dove ne sono stati fatti circa 85, in parte ai malati, in parte al personale sanitario e non sanitario che comunque lavora in questa struttura, giusto per prevenire, perché visto quello che è successo al nord cerchiamo di prevenire che non accada niente anche qui. Poi sono stati fatti anche altri tamponi ieri in un secondo giro organizzato dalla ASL, soprattutto quei casi che sono risultati incerti e quegli altri casi che erano ancora da fare, quindi rimasti fuori dal primo giro. In totale negli ultimi giorni sono stati fatti più di 200 tamponi, sicuramente la situazione è molto migliorata rispetto ai primi giorni in cui la zona rossa, questa era stata organizzata solo come emergenza di ordine pubblico non sanitaria. Attualmente ci ha comunicato la ASL che ha aperto il nuovo ufficio Lusca a Bisenti, che è a disposizione dei medici curanti e che si dovrebbe occupare dei positivi che stanno ancora a casa. Abbiamo visto anche un post che lei ha messo su Facebook, ecco, è iniziata un'azione solidale con un conto corrente dedicato per gli aiuti anche del suo comune. Allora sì, abbiamo messo questo post perché in verità alcune aziende avevano chiesto la possibilità di fare delle donazioni in denaro e in buoni spesa e devo dire che la risposta è stata già una bella risposta. Purtroppo questa è una delle zone più penalizzate riguardo alla zona rossa, per carità, è stata fatta per difendere la salute dei cittadini e su questa è la prima cosa, il primo impegno da parte di tutti noi. Qua però abbiamo una zona industriale molto forte, forse quella che dà lavoro a quasi tutti gli abitanti della Vallata del Fino, e la zona rossa ha messo in crisi queste aziende che hanno dovuto chiudere o quelle che sono rimaste aperte lo hanno fatto con mille difficoltà, quindi tante persone si ritrovano senza lavoro che erano dipendenti di queste aziende o che facevano parte dell'indotto. Purtroppo qua abbiamo bisogno di tutto, tra l'altro per dirle la cosa più semplice, lo sportello della banca è chiuso da quando è stata istituita la zona rossa e purtroppo anche fare una semplice operazione bancaria, pagare una bolletta, un mutuo, ritirare la pensione diventa un grosso problema. Per fare la spesa spesso bisogna spostarsi fuori, pure con enorme fatica e con tutti i controlli che poi bisogna subire spostandosi da una parte all'altra. Io non mi sarei mai aspettato che il coronavirus colpisse in maniera così pesante dalle nostre parti, perché questi sono paesi dove bisogna venirci apposta, non sono posti di zone di passaggio. Quello che è successo è una grande sorpresa, purtroppo una bruttissima sorpresa, e speriamo di venirne fuori quanto prima. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.